Può fotografare il suo cane? Se sta fermo. Dai. A volte a partire dal cane può essere un modo molto facile per entrare in connessione con la persona e poi scattare un ritratto. E poi bisogna seminare molto, nel senso che in questo caso non c'era lo sfondo adatto perché venisse una buona foto, secondo me. Però è tutta una questione di pratica, quindi tu chiedi 100 volte e poi ti verrà un buon ritratto. E partendo dal cane poi crei la relazione, quindi io credo che anche in Svizzera, anche se avete queste leggi così rigide, se tu entri in connessione con la persona, alla fine le chiedi il permesso, se te lo dà, a quel punto puoi scattare. Sì. Il contesto dipende da città a città, da luogo a luogo, però se in questa città le persone sono così aggressive o prevenute nei confronti della fotografia, io chiederei sempre, io in generale chiedo sempre. È un altro tipo di street photography, mi rendo conto, nel senso che è più orientata magari al ritratto, però cioè, deve essere un'esperienza bella per noi, ma anche per chi è fotografato. Non devi pensare alla macchina, devi pensare solo al tuo scatto. Però c'è tanto nell'ambiente urbano che puoi sfruttare anche la ferma. Io ho tutto un filone di fotografia che è una fotografia proprio orientata alla mindfulness, in cui lavoro su geometrie e forme e non ci sono mai persone. Adesso se c'è qualche contesto vi faccio vedere come compongo le immagini. È un gioco proprio a trovare gli equilibri e mi diverte tantissimo e mi rilassa tantissimo, gli equilibri fra le forme, i colori. E vedere una cosa in un modo un po' diverso, cioè magari unendo i bordi di una facciata con un'altra facciata, un po' come fa Siegfried, ovviamente non ai livelli di Siegfried, però il gioco è quello di vedere delle cose ordinarie in una maniera diversa. E poi una volta che lo fai tante volte, tante volte, diventano degli sfondi e inizia a inserire l'elemento umano. Quindi per me il passaggio è stato un po' quello. Cominciare da cose ferme. Esatto, sì. Così quando diventi proprio sicura, poi inserisci. Poi all'inizio puoi anche mettere delle persone che tu conosci, E poi dopo parti da persone che conosci, con cui hai confidenza, e poi vai a risonanze. Le cose che fai, che ti fanno stare bene, che poi quando riguardi ti piacciono. E poi guardare tante fotografie di fotografi bravi, studiare. Qui ho provato varie cose, o c'è stato magari un periodo quando avevo sui 19-20 anni in cui lavoravo tantissimo sul bianco e nero, poi perché comunque nella fotografia porti tanto te stesso, ho fatto dei lavori che per me erano molto dolorosi, poi non ho scattato in bianco e nero credo per 20 anni dopo. Wow, succede sempre così. E poi mi sono riconciliata anche con questo aspetto, sì. E comunque è divertente perché hai tantissime occasioni di scatto. Il fotografo senza macchina fotografica non esiste, cioè è uno strumento, è come dire il fabbro senza il martello, cioè creiamo, siamo... Esatto. Creatori, ma con uno strumento, non... Sì. Però credo che sia anche un modo in cui io ho imparato a fotografare, perché ho conosciuto dei giovani fotografi che invece, per esempio, non hanno mai utilizzato la messa a fuoco manuale, usano sempre autofocus eppure fanno delle foto meravigliose, quindi credo che sia proprio molto personale. Io diffido molto delle persone che ti dicono in generale, ma soprattutto nella fotografia, che ti dicono che le cose si fanno esclusivamente in un modo. Secondo me sono dei cattivissimi maestri, è una cosa talmente personale, tutti noi siamo diversi gli uni dagli altri. E quindi no, ci sono delle regole, bisogna partire dalle regole, però a volte per sperimentare bisogna anche rompere queste regole, quindi studiare, fare. Ma un metodo, ad esempio ieri Siegfried ci ha raccontato del suo metodo, io ho trovato bellissima la sua presentazione, perché è molto metodica, anche molto... Sì, ma anche molto di accompagnamento. Per uno che magari si avvicina per la prima volta alla street photography, farti vedere che è un lavoro, no? Inizi in un modo e poi trovi la tua strada e non ti devi scoraggiare, perché è facile scoraggiarsi quando non ottieni dei risultati immediatamente, e nella street photography o sei molto molto fortunato oppure è difficile.
E quindi magari da quello che, ad esempio, la cosa che ha detto lui, che dei trigger è molto interessante, avere degli oggetti come trigger. Sì. Sì, io uso un altro metodo. Io ad esempio quando esco a volte ho in mente una canzone o un verso di una poesia. Bello. Quindi cerco qualcosa che... Te lo ricordi? Che mi parli di quella cosa che ho in mente. Bello. Quindi il trigger è più il verso, è più la parola, più che l'oggetto. Però è molto personale, non escludo di provare a utilizzare il suo metodo perché sì, mi è sembrato molto carino. È stato interessantissimo andare al suo photo walk. Sì. Noi stiamo provando a lavorarci per fare una bella rete di fotografe donne. Io vorrei organizzare anche un festival di fotografia femminile. Una photo walk di fotografia, possiamo scattarti una foto? Ci dai questo? Sono molto fotogenico, però vabbè. Sì. Perché sono bravi fotografi. Venite, avvicinatevi. Allora, sono delle condizioni migliori. No, guarda, mi hai colpito da lontano, è perché sei un soggetto interessante. Quindi avvicinatevi, chi vuole fare un ritratto, prego. Rimani come eri, tranquillo, tu ignorali, sono 7000, ma fai finta di niente. Fai finta di niente. Quanto è difficile chiedere a una persona sconosciuta di farsi fotografare da molti e quanto è più facile quando siete da soli a chiedere a una persona sola. Ho fatto questa prova per farvi vedere quanto è facile, quanto le persone comunque non siano queste... Poi ovviamente gli chiederemo qualcosa, qualche suo indirizzo in modo che gliele fate pure avere le foto, naturalmente. Come ti chiami? Lorenzo. Allora, la luce, avete notato che lo sfondo è più luminoso rispetto a lui? Quindi attenzione con l'esposizione, ok? L'esposizione deve essere su di lui, quindi lo sfondo sarà poco più chiaro. Poi chi? Però la luce deve essere su di lui. Cioè, così è troppo chiaro. No, così va bene. Allora, intanto non è a fuoco lui, ma a fuoco l'albero. È voluta questa cosa? Lui non è a fuoco l'albero. No, allora non... Non era voluta. Allora, cioè, una foto così, scusami, potrebbe tranquillamente essere una copertina di un libro. Capito? Cioè, è una foto che può essere utilizzata per qualcosa, però devi volerla fare in un certo modo. È l'intenzionalità che è importantissima. E questa foto è sfocata, quindi a fuoco lo sfondo, e anche l'esposizione non è sull'incarnato suo di lui. Allora qui la luce su di lui è molto bella. È un po' sparato lo sfondo, leggermente, però non, forse può dipendere dalla lente che usi, non lo so. Questo, perché io l'ho comprata da poco questa macchetta, uso la Sony di solito. Allora bisogna sperimentare. Ma parecchio. È una cosa che ci aiuta, i limiti aiutano la creatività e dobbiamo gestirli però, quindi dobbiamo decidere. È vero, cioè, ma non l'ho detto io, non è una frase inventata da me, mi piacerebbe, ma nel senso che quello che facciamo noi, le geometrie che creiamo attorno al soggetto, qualcuno può decidere di fotografare quelle. Meyerowitz, che è uno dei miei fotografi preferiti, dice che quando c'erano le parade, queste sfilate a New York, la cosa che lui fotografava non era mai la sfilata, ma erano le persone che guardavano la sfilata. Quindi questa cosa della fotografia, di cambiare sempre lo sguardo, tutti guardano una cosa e tu guardi tutti quelli che guardano la cosa, non la cosa in sé. Equilibrio. O caos, però anche le foto molto caotiche, se noti, hanno sempre un bilanciamento, un equilibrio. Anche quella foto meravigliosa che era esposta di Pisa, che non si capisce bene, c'è quella foto stampata sulla cartolina in cui ti sei disorientato perché non capisci. Esatto, è una foto super caotica, ma se la guardi è ordinatissima, bilanciata. Quando torno dal lavoro io faccio dei ritratti in strada perché a me piace tantissimo. Mi piace interagire con le persone, parlarci, è un modo proprio per... Io lo adoro. Sì. Però non è che ogni giorno torno a casa con un buon ritratto, no. Assolutamente. Però poi te li devi riguardare, devi dire cosa non funziona. A volte magari hai fatto anche un ritratto che funziona, ma tendi a rifarlo simile. E non c'è niente di peggio di fare le stesse foto. Okay. Quindi, almeno per me. Sì, sì. E quindi è un lavoro su se stessi tanto. Sì. Secondo me. Poi almeno io lo vedo così. Ok, ho invaso, però ho creato una grande cornice. Metto tante cose insieme, anche se le vedi un po' sparse, però poi nella cornice, diciamo, funzionano, quindi... Ok, quindi prendi anche... Ovviamente teniamo conto dello sfondo, però puoi andare anche su qualche dettaglio. Ok.
Ovviamente c'è la torre, io terrei come soggetto principale la torre, però puoi anche prendere dei gesti che stanno facendo i turisti per fare la foto, che sono divertenti. Ok, grazie. E poi attenzione nell'inquadratura ai piedi. Sì. Attenzione a inquadrare, a mettere tutto in maniera basso, bilanciata, sì. Perché è troppo centrale l'ombrello che avevi prima, okay. Rispetto all'altro che era troppo laterale. Quindi cerca di proprio di, okay. di lavorare sui livelli della foto dove inserisci più scene in una foto. Ci sono tante scarpe, tante calze stranissime, per esempio. Prima ho visto un signore che aveva queste scarpe arancioni, calze, però guardando, quello mi è stato il trigger, guarda i dialoghi fra i piedi senza guardare la parte sopra. Certo. Secondo me qualche storia vestito, si può... Vestito, è bello vestito. Sì, quello l'ho vista la signora. Sì, però cercando un dialogo fra le scarpe qualcosa si può trovare. Il linguaggio del corpo. Sì, sì. Questa è carinissima. Scatti molto in verticale. Lavora su queste composizioni, se riesci. Nel senso cosa dovrei... Nel senso che cerchi di inserire nel perché frame io ho fatto varie... Va benissimo, varie scene nel frame. Trovare qualcos'altro. Qualcos'altro anche, così ti eserciti anche su questo discorso della composizione. Poi il verticale è molto carino, con la torre ci sta tutto. La torre quindi, verticale, bene, diciamo. Benissimo. Do you want to see the picture? Buono? Thank you. Problemi a però... parlare con le persone, sono molto se c'è nel e allora? Senso. Però visto che c'è te ho detto vado, vuol dire che non glielo è perché no? Ma prova, ascolta, cosa ti può succedere? Al massimo ti dicono no. Certo, però se, il problema è che se glielo chiedi non è proprio spontanea. Ma perché era spontanea adesso come no, l'hai questo fatta? No, però guarda che allora il ritratto di strada non è mai spontaneo. Non è la scena delle persone che si muovono. Il ritratto di strada, se non lo organizzi, non esce. Ah, okay. Non è mai spontaneo. Deve esserci lo sfondo, deve esserci la luce e la persona deve fare qualcosa di interessante.